bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vortice di bassa pressione, annunciato nei giorni scorsi, dal nord Italia si sta lentamente spostando verso l'Adriatico e il sud. Su questi settori sono previste precipitazioni sparse, accompagnate da un sensibile calo delle temperature. Il weekend proseguirà con cieli più sereni ovunque, ma freddo con valori tipici invernali che si farà sentire al primo mattino. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 12 novembre. Durante le primissime ore della giornata, possibilità di precipitazioni sulla Puglia centro-meridionale, ma saranno in veloce spostamento verso l'Adriatico. Ciò permetterà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche per il resto della giornata su quasi tutti i settori. Qualche nube in più potrà affacciarsi lungo le coste adriatiche e sul Gargano, arrecando deboli precipitazioni. Le piogge del mattino saranno accompagnate da venti di maestrale, che soffieranno moderati per il resto della giornata, in particolar modo sulle coste adriatiche pugliesi. Anche le temperature subiranno un deciso calo, difatti non si supereranno i 10-12 gradi di massima su diverse aree interne. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico risulterà agitato, lo Ionio molto mosso. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questo scatto che ritrae il mare in burrasca sulle spiagge di San Fuca, nel Salento, a causa dei forti venti settentrionali che hanno colpito le coste pugliesi negli ultimi giorni. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.